Siamo sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera. L'intervista del sabato. Buongiorno dunque a Enrico Otiker, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Benissimo, benissimo, alla grande, diciamo, un po' stanco ma ancora in piedi, dai. Beh, quello sì, poi comunque è mattina presto, sono le 11 da pochi minuti, di conseguenza sì, la mattina è sempre un po' così, il sabato mattina, noi cerchiamo sempre di svegliare la gente a quest'ora. Esatto, dopo le botte della settimana. Esatto, io purtroppo non so come mai, ma purtroppo o per fortuna mi sveglio sempre prestissimo, quindi vabbè, sarà un mio problema forse, vabbè. Come stai a parte tutta questa stanchezza? È un periodo molto molto bello, dai. Sì, no, un momento felicissimo senz'altro, è chiaro che la stanchezza si fa sentire, però sai, io credo ci siano due tipi di stanchezza, no? C'è la stanchezza quella che ti sposta, quella che ti svuota, e invece poi la stanchezza quella bella, quella del mare d'estate, per intenderci, che tu torni a casa che sei distrutto, ma sei allo stesso tempo sei molto felice e molto pieno di quello che hai fatto, quindi per fortuna sto vivendo questo secondo tipo di stanchezza, quindi assolutamente avercene. Vabbè, assolutamente, noi siamo molto contenti per te. Allora, come sempre, noi facciamo cominciare la nostra intervista del sabato con una domanda che tutti quanti dicono, porca miseria, è un po' tosta, perché comunque ti chiedo, chi è Enrico? hanno detto bene gli altri, tutti i miei predecessori. Domandona, chi è Enrico? Sicuramente poi farla a Enrico questa domanda lo rende doppiamente più complicato. Enrico è un... Mi piace questa terza persona perché è come se fosse mi rende un oggetto distante a me. Enrico è un ragazzo come tanti, nasce a Roma, è una famiglia numerosissima con un sacco di casino sin da quando è nato, perché io ho tre sorelle, mm-hmm. e poi insomma il cane, gli amici e tutto, e quindi in questo turbinio di roba sono venuto fuori. E Enrico è cresciuto bene, ho avuto un'infanzia molto, molto tranquilla. Insomma, avresti magari un aggettivo per definirti? Ah, un aggettivo per definirmi, benissimo. Un aggettivo per definirmi è impaziente. Impaziente. Curioso come una scimmia, senz'altro, e con uno scarsissimo senso pratico. È troppo facile dire gli aggettivi positivi, diciamo le zone d'ombra. Va. Sì, a metà, stiamo a metà, che forse è meglio, ecco, diciamo così. Va bene, allora Enrico, partiamo con anche adesso invece le canzoni che tu hai scelto, perché ogni volta facciamo scegliere 6 canzoni, perlomeno, che comunque c'è chi ne mette 7, 6, 5, così, però comunque noi riusciamo sempre a contemplare le canzoni che fanno un po' parte della tua vita, possiamo dire così. La prima che hai scelto è quella di Bob Marley con Is This Love, perché l'hai scelta? Allora, l'ho scelta, ti faccio una breve premessa, non so se mi ha messo più in crisi chiedendomi chi è Enrico o scegliendo le canzoni. Io ho una playlist, non so, infinita, quindi in realtà poi ho insomma, sei momenti in testa. E Is This Love è una canzone che adoro perché è una dichiarazione in realtà folle d'amore fatta con una semplicità, con una freschezza e con un sorriso sulle labbra che ai nostri giorni ci appartiene sempre di meno. Certo. E la semplicità con cui lo fa Bob è disarmante, perché dice delle cose profondissime, enormi, ma con come se fosse un balletto quasi, e questa cosa dal primo ascolto mi ha catturato, quindi sì. E ora l'ascoltiamo, ecco qua, Bob Marley, dunque, con meravigliosa la voce di Bob Marley, tutti quanti noi la conosciamo, con Is This Love, che però poi hanno fatto anche, se non mi sbaglio, qualche remake negli ultimi anni, forse 2 anni fa circa, era un po' di periodo estivo, vabbè, ricordi così. Allora, carissimo Enrico, prima dicevamo dunque che arrivi da una famiglia molto numerosa, giusto? Sì, numerosissima, tre sorelle, tutte molto socievoli purtroppo, quindi la casa era invasa da persone sin da quando eravamo bambini. Bello però comunque, almeno una famiglia numerosa comunque è sempre bello, possiamo dire così. Sì, il silenzio questo sconosciuto, esatto, dire. Esatto. Anche qua, padre svizzero, mamma pugliese, giusto? Esatto, questo è il mix. E dopodiché tu comunque cresci a Roma, giusto?
Sì, io cresco a Roma, diciamo, sono conosciuti a metà strada, perché insomma poi mio padre nasce in Svizzera, poi si è trasferito in adolescenza a Roma, idem di casi per mia madre, e quindi poi insomma c'è stato questa boa in cui si sono ancorati tutti e due, che è Roma, e lì sì, là sono nato, certo. E cresciuto lì, poi risiedo tuttora qua. E la domanda che ti chiedo adesso è invece, e com'era Enrico da piccolo? Ci fosse una ricostruzione, cioè l'immagine di mia madre che ride nervosamente, isteticamente. No, era un bambino sicuramente particolare, sai, io sono acquario, in più sono mancino, quindi sono sempre stato una mentalità molto istrionica, un po' ribelle, ero sempre attaccavo bottone agli sconosciuti, andavo di qua, andavo di là, mi mangiavo qualunque cosa, quindi penso che mia madre, da quello che mi dice, insomma, era sempre molto combattuta dal lasciarmi vivere la mia libertà, ma allo stesso tempo preoccuparsi dal fatto che non avevo limiti, quindi veramente il mio parco giochi era un po' tutto il mondo, quindi un bambino sicuramente molto molto libero, molto molto coraggioso nel buttarsi nelle cose, ho assorbito tantissimo. Beh, questo è comunque un pregio per i bambini, cioè se già da piccolo comunque avevi questa voglia di fare, di esplorare, poi essendo così, cioè è una cosa bella. Sì, poi mettici anche il fatto che io sono nato molto vicino a mia sorella grande, che era la prima, e quindi lei chiaramente molto inquadrata con questo istinto materno molto spiccato, io mi sono ritrovato ad essere il secondo subito, quindi ero accudito, ma quindi allo stesso tempo ero ribelle, e quindi c'era anche un'antitesi rispetto a quello che vedevo in mia sorella più grande, quindi c'era sempre era sempre lì il signor no, il bastia al contrario a tutto, e quindi sì, ci sono stati molti momenti sicuramente di apprensione per mia madre, però anche penso tante soddisfazioni, perché sicuramente non era un bambino introverso, ecco. Certo. Ma già da piccolo comunque tu avevi in mente il mondo dello spettacolo, oppure magari avevi altri progetti, diciamo, da piccolo? Guarda, in realtà da piccolo, se mi hanno fatto rivedere dei video adesso, poco tempo fa, e mi sono ammazzato dalle risate, perché si vede appunto io che faccio il cretino a tutto spiano, mi rotolo, faccio le facce, faccio il conduttore, ma io non me lo ricordavo, erano cose che evidentemente mi sono sempre appartenute senza neanche rendermene troppo conto, e quindi rivedendolo adesso dico, vedi che allora c'è un motivo per cui adesso faccio questo, però non mi sono mai posto il, sai, vorrei fare l'attore, vorrei respirare il cinema, vorrei respirare il teatro, la televisione, non mi è mai passato per la testa, però evidentemente era in me, perché vedendo quei video molto compromettenti, che spero che non arrivino a nessuno, Esatto, però sono lì. Quindi, vedi, sì. Ad esempio, mia zia mi dice sempre che c'è una cassetta, anche la mia cassettina di quando ero piccolo, per esempio, cosa stupidissima, di me e mio cugino che cantavamo la Bucatin Dance, per dirti. Anche qua, vedi, tu ad esempio dici... mi manca quella, purtroppo non la conosco. La Bucatin Dance, dai, famosissima, quella con Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Dai. Me la sono persa, sì, no. Vabbè, quando finiamo... A mezzogiorno finisce l'intervista, corri su YouTube e trovati la Bucatin Dance, perché comunque secondo me comunque tu la conosci, o perlomeno l'hai sentita sicuramente. Sì, mentre in realtà la sua memoria mi sta dando un tono, ecco. Vabbè, allora il prossimo singolo invece non è la Bucatin Dance, ma invece è il brano dello Stato Sociale, quindi con Niente di Speciale. Perché l'hai scelta questa? Un brano che comunque non è molto conosciuto della band, ecco. No, è un brano, guarda, è uno degli ultimi brani prima che facessero il salto, no? Sì. Io li avevo apprezzati anche tanto prima. I primo periodo erano molto impegnati anche politicamente, poi hanno avuto questo periodo che è stato molto intimo, molto secondo me raffinato, e c'è questa canzone che mi ha dato molto da pensare, perché racconta la storia di... una storia mai vissuta, una grandissima promessa, una grandissima aspettativa da parte di lui, che lei purtroppo non può dargli, perché in realtà non c'è, anche se è presente, in realtà non c'è, ed è il dramma di questo ragazzo che non può viversi la storia d'amore folle che sente, e dentro ci sono tantissime frasi secondo me di una grandissima profondità, e quindi dal primo ascolto mi ha molto colpito. Ci sono dei momenti quando parla, sai, dice, sai, è facile odiare il terremoto,
è molto più difficile costruire. Ci sono delle immagini secondo me molto evocative e molto forti, quindi quando l'ho ascoltato ho detto "Dio, chi sono questi?" e poi ho scoperto lo stato sociale con questa canzone. Allora facciamo così, l'ascoltiamo anche noi, visto che magari molti di noi sicuramente non l'hanno ancora ascoltata. Da quello che hai detto tu magari riusciamo a ricostruire un po' anche la canzone, vediamo un po'. Quindi lo Stato Sociale, il singolo dunque, ancora prima di Sanremo, penso a questo punto. Sì, molto prima. Lodo Guenzi poi dopo ha avuto il suo boom con X Factor, quindi insomma ormai anche loro sono andati. Carissimo, sì, allora... Ormai li abbiamo persi. Sì, ormai il mondo dello show business è entrato anche in loro, vabbè, comunque sono sempre bravi, ecco. Allora, carissimo Enrico, dicevamo prima, quindi anche tu, spettacolo, non spettacolo, ma alla fine, quando è stato quel giorno in cui hai detto, ma proviamoci? Guarda, in realtà è bellissimo perché questa cosa è una domanda molto specifica a cui so rispondere incredibilmente in maniera molto specifica, perché è successo tutto in un pomeriggio in cui io in totale piena crisi esistenziale, non sapendo cosa fare della mia vita, ero iscritto ad economia, chiaramente avevo i conati perché non era palesemente il mio, e mi sono sentito con questo mio collega che è Guglielmo Poggi, che è un attore che fra l'altro sta andando pure lui molto, molto bene, ha fatto il Tutto Fare, ha preso il Nastro d'Argento, un attore bravissimo, che mi ha detto "scusa Harry, ma tu sei c'hai questa personalità, c'hai questa energia, sei comunicativo, sei espressivo, perché non vieni in accademia da me e fai il provino?" Certo. Ho fatto il provino, contro ogni pronostico è andato bene, e mio padre se ne è dovuto fare una ragione. Vedi, alla fine comunque anche qua un colpo di fortuna praticamente, una sì, cosa pazzesca. Sì, sliding doors proprio, sai, magari dici intanto guardi indietro, se non fossi stato online in quel momento, se lui non fosse stato online a me non sarebbe manco neanche passato per l'anticamera del cervello, quindi a volte sai quegli incontri fondamentali, no? Quelle epifanie, certo, che uno si vive e poi ti ritrovi a guardarti indietro. Infatti l'altra volta l'ho incontrato, l'ho abbracciato forte, ha detto "sei ubriaco, no? Ti volevo ringraziare perché tutto quello che sto vivendo è anche merito tuo". Grazie a te, questo non me lo dimentico. Certo. Il tuo primo approdo nel mondo dello spettacolo qual è stato? Alex & Co, giusto? O prima c'è stato qualcuno? No, ancora prima, no. Pensa, c'è stato un protagonista da puntare di puntata su Rex, per la regia dei, sì, Manetti Brothers, ed è stato divertentissimo perché facevo il criminaletto, era un criminale molto buono, nel senso che era di questo ragazzo di borgata che si era ritrovato per varie ed eventuali invischiato con questo cadavere, quindi diciamo che non era proprio un criminale, un cattivo, era più una vittima, però chiaramente c'era il cane alle mie calcagna, quindi le prime scene erano tutte con questo cane che mi ringhiava. E io ero terrorizzato, non sapevo se ero più teso per quello che stavo facendo o per questo cane lupo che mi abbagliava contro, quindi alla fine è stata quello è stata una parentesi perché era giusto una puntatina, e subito dopo è venuto Se Dio Vuole, che sarebbe il mio vero esordio, sì, al cinema, sì. Se Dio Vuole, quel film con Gassman, il film, sì, con Gassman, Giallini e, sì, Laura Morante. Giallini faceva mio padre, il cardiochirurgo, sì, certo, quello. È un film per me delizioso. Infatti poi abbiamo assieme a Edoardo Falcone, il regista, abbiamo vinto il Davide Donatello come opera prima. È stato un grande successo, amatissimo dal pubblico, perché poi sai, con quei tre mostri sacri, certo, non c'era più il cane, ma continuavo a tremare lo stesso, ecco. Però comunque immagino perché per te è stata veramente una cosa meravigliosa comunque. Beh, sì, perché comunque sia è come se vieni buttato, ti affacci nel mondo del calcio e giochi una partita di Champions League senza neanche capire come sia, Madonna, possibile, nel senso si deve fare un film come uno dei protagonisti con quei mostri sacri che dicono "ah sì, a tua mamma la fa la Morante, tuo papà lo fa Giallini, il prete lo fa Gassman, e io cosa dovrei fare, scusate, gli porto l'acqua". In questo mondo, parallelo mai sconosciuto, però comunque ci sei anche tu, poi pure così vicino allo stesso tempo, certo, sì. Però comunque sono cose veramente che poi comunque ti rimangono dentro. Delle belle cose. Va bene, allora siamo già a metà della nostra intervista. Abbiamo dunque l'ultimo brano della nostra prima mezz'ora, Talk Is Cheap di Chet Faker, giusto? Esattamente, ecco. Faker, sì. Come mai? Allora, Chet Faker è un artista che io amo, consiglio agli ascoltatori di andarselo a vedere perché è per me un grandissimo artista, è conosciuto molto oltreoceano e spesso purtroppo come tante cose di grande qualità non approda qui, però è veramente un grande artista, ha delle sonorità, mischia l'elettronica,
ma ha tante melodie, fa dei video stupendi, vi consiglio anche di andare a vedere su YouTube i video. E Tokyo Chip è una canzone che mi accompagna e mi rilassa spesso quando vado in macchina, quando devo raccogliere un po' i pensieri, e cioè, lui ha una voce molto calda e mi piace tanto come suonano a livello anche di basi le sue canzoni, quindi sì, questo è il mio motivo. L'ascoltiamo, eccola qui, di SRS in questo sabato mattina. Con noi c'è Enrico Otiker, giusto? Perché io ho sempre l'ansia di pronunciarlo male, questo suo cognome. Guarda, tranquillo, in realtà è molto, molto più raro che qualcuno lo pronunci bene, quindi no, ormai non correggo più. No, teoricamente sì. Sarebbe Oetiker, sì. Che sarebbe il dittongo OE, in realtà italianizzato è Etiker, quindi per mettere Etiker. Tutti d'accordo, Etiker, non ti puoi sbagliare. Perché poi dopo non ha neanche l'umlaut, quindi nel senso... No, bravo, sei preparatissimo, l'umlaut te lo conosco in pochissimo. Ho fatto 8 anni di tedesco buttati a caso, però... Ti sei preparato. Sì, avevo originariamente l'umlaut, poi l'ha perso col tempo ed è diventato dittongo OE. Originariamente sì, era la O con la diere. Con i puntini, certo, sopra, sì. Cosa che nessuno interessa, no, vabbè, sì, comunque è il nostro momento nerd, certo, che... esatto, il tedesco è il mondo astrale praticamente. Comunque sì, vedete un po', Oetiker sarebbe, quindi Oetiker, esatto. Oh mamma mia, quanto mi manca il tedesco delle scuole. Ah, non per niente, sai, no, vabbè, guarda, io ti dico, avevo sempre 3, 4, 2, 1, ma dettagli, però comunque mi manca. E questo c'aveva una formazione di calcio, esatto, esatto, bello, soprattutto negli primi anni, proprio, anzi dai primi anni, dalla prima alla quarta, metà quinta, e alla fine poi dopo sono andato un pochino meglio, per fortuna, grazie a Dio, che sennò qua veramente, ciao, altro che maturità. Mentre, tornando ad oggi, nei tuoi ultimi progetti hai in ballo una cosa molto importante, è stato veramente un lavoro pazzesco, perché comunque è una soap, è diventata una soap, ovvero Il Paradiso delle Signore, giusto? Yes, mamma mia. Già, io quando leggo l'intervista di molti attori, che so, quelli di Beautiful, oppure anche, che so, un segreto, una vita così, dicono, oh mamma mia, una vita da set, una vita chiusa, una vita molto impegnata, veramente, perché comunque tu entri la mattina, devi studiare un sacco di parti, copioni, quant'altro, e poi dopo dici, qua ci impegno veramente un giorno. Per te è così, oppure la cosa è un po' più diversa? Com'è? Guarda, l'impatto non ti nascondo che è stato molto traumatico. Io avevo girato prima sempre film per cinema, qualche piccoli ruoli nelle serie televisive, quindi questo era il mio primo impegno continuativo di questo tipo. In più mettici che, appunto, essendo un formato daily, sì, quindi anche in onda tutti i giorni, sì, come dici te, tutti i giorni 7, 8, 10 scene da pagine su pagine, quindi inizialmente c'è uno scontro proprio anche soltanto di sforzo mnemonico e di sforzo attoriale immenso. In tutto questo devo dire che chiaramente poi ti sciogli tu, la memoria si allena sempre di più, diventi sempre più reattivo e pronto, quindi è un po' veramente come una palestra. La cosa meravigliosa che penso che abbia salvato veramente l'anima e la vita e il corpo a me, come a tanti miei colleghi, è il fatto che abbiamo trovato un gruppo di lavoro meraviglioso che non avrei mai immaginato, sia per quanto riguarda tutto il corpo attoriale, che i reparti, che la produzione, tutti, diciamo che ci siamo tutti armati a remare verso l'obiettivo, quindi è chiaro, è ovvio, che non ti nascondo che non è stata una passeggiata di salute, certo. Ora finisco settimana prossima, quindi ci siamo alle strette finali, però è stato quasi un anno in cui tu immagina che è un rapporto professionale che poi diventa per forza di cose professionale con tantissime persone per tantissimo tempo, sì. E sono finiti per essere la mia famiglia, quindi avere, sai, l'ambiente conta tantissimo in questi sforzi così, così lunghi, quindi devo dire che sono molto molto fortunato, perché delle persone, delle anime bellissime, poi si crea veramente un ambiente che ti fa pesare molto di meno a tutta la mole di lavoro, quindi certo. No, sono contentissimo. Vedi, però comunque questa esperienza qua sicuramente penso sia stata quella più formativa anche. Come tempi, immaginate, no? Chiaramente molti tempi molto ridotti, l'italiano pulito, il costume, l'epoca, e in più mettici appunto tutte queste
tantissime scene. Poi ho avuto la fortuna di avere un personaggio molto molto complicato, certo, molto sfaccettato, quindi insomma è stata anche una bella sfida attoriale, e sì, non è stata una passeggiata di salute, però quello che mi ha dato, penso e spero che mi rimarrà per sempre, perché veramente farsi le ossa come si deve, comunque in un prodotto bellissimo e di qualità, quindi era un bel compromesso fra imparare e poi anche donare al pubblico qualcosa di bello. La cosa che mi fa più piacere è sentire tutte le persone che inizialmente per partito preso davano contro all'idea che fosse un daily, che fosse un pomeridiano, eccetera eccetera, e quindi già ci snobbavano in partenza, le stesse persone che poi ci scrivono grazie di tutto quello che ci avete dato, certo, vi seguiamo e tutto, quindi fondamentalmente abbiamo fatto ricredere tante persone, per comunque fortuna. Arrivare anche a un, adesso parlando di termini anche qua, share e quant'altro, oltre 15% di share in un pomeriggio, oltre 15%, e soprattutto questo mi fa piacere, ci tengo a dirlo, un risultato buono, un risultato accettabile sarebbe stato il 10-11%, e poi continuavamo a prendere, a salire, a stabilizzare, nonostante che fosse una, certo, soap. Chiaramente tu una soap non è che te la metti a guardare a metà, e invece è quello che è successo, quindi siamo arrivati a fare il 15 rotti contro Maria De Filippi, quindi contro i mostri sacri del pomeriggio, e io sono orgogliosissimo di averne fatto parte, perché so che nel mio piccolo ho avuto un ruolo attivo in questo. Certamente. Quindi sono contento. E guardate ragazzi, veramente vi fa, dico io da spettatore di comunque di varie televisioni, ma veramente io sono un grandissimo accanito della televisione italiana, ma anche svizzera e quant'altro, ma sono dettagli, però veramente fare un prodotto del genere in un pomeriggio che già comunque è forte di suo da un'altra parte è una cosa pazzesca. Io dico la Rai così, ma poi dopo non voglio metterci in mezzo in polemica, però comunque potevano continuare. Se dopo chissà, adesso vedremo un po' nelle varie settimane che verranno, ci sono ancora i palinsesti del giugno e quant'altro, però se dovesse continuare, secondo me sarebbe la cosa migliore. Poi, beh, chissà. Sì, ma permettici che dà lavoro a tantissime persone, è l'industria della televisione Italia che si rimuove, è il set più grande d'Europa. Insomma, cioè, sono dei numeri importanti anche a, certo, livello di impegno, comunque sia, i costumi sono meravigliosi, le acconciature, tutti i rimandi storici, cioè, secondo me è un prodotto che è importante che ci sia, perché ha un peso specifico, non indifferente, certo, rispetto, capito, magari al talk show di turno, piuttosto che alle trasmissioni in cui si parla veramente di aria fritta magari per ore, che per carità capisco che possono essere necessari per riempire dei buchi, però sai, fare tutto un pomeriggio in cui si parla del niente, quando ci potrebbe essere una storia carina raccontata senza dire una parolaccia e in maniera molto delicata e raffinata, che racconta uno spaccato di un'Italia che era della bella parte dell'Italia, dispiace se non continuerà, ecco. Certo, noi rimaniamo sempre nella speranza, la Rai comunque sta valutando un po', vedremo un po'. Vediamo, quindi comunque vediamo. Nel mentre su Rai 1 tutti i giorni dopo Vieni da me, quindi 3:30 circa, c'è Il Paradiso del Signore, quindi mi raccomando, continuate a seguirlo numerosi. Il prossimo singolo che noi ascoltiamo, però dopo ne invierai anche perché l'hai scelto, invece è Dog Days Are Over di Florence and the Machine. L'ascoltiamo adesso, dopodiché parliamo anche di qua, Florence and the Machine, quindi qui su Radio Playtime ad SRS. Questo era Dog Days Are Over. Con noi c'è Enrico Otticher, che dunque ci stava un pochino raccontando del mondo del lavoro, del set Il Paradiso delle Signore. Allora, intanto, perché hai scelto questa canzone di Florence? Prima di tutto, mettiamo un po' di ordine. Non lo so, a me piace sempre vedere, mi piace tanto il contrasto, no? La dicotomia è una cosa bellissima e secondo me appartiene al genere umano, noi siamo fatti soltanto di contraddizioni a mio avviso, sì. E questa canzone di Florence, che c'ha questa voce potentissima, io non la vedo vestita da uomo, una Giovanna d'Arco moderna, e ha una potenza, quasi mascolina, rimanendo comunque nella sua delicatezza, è una canzone dinamica. Ti incita a correre, corri per questo, corri per quest'altro, e il fatto che sia una donna a raccontare una storia del genere, piuttosto con la classica voce graffiata rock di, sì, un uomo, è un impasto che, non lo so, quelle cose tipo il parmigiano col miele, il, ecco, cacio con le pere, capito? Il pollo e l'ananas, che una dici, cosa non che so comunque... perché, però sono benissimo insieme. Ah, tu hai provato il pollo con l'ananas? No, pollo e ananas, guarda, ti dico, io
smesso di mangiare carne ormai da anni, però ai tempi il pollo al cinese ordinavo solo pollo con ananas, i miei amici mi guardavano schifati. Oddio, no, questo non l'ho mai mangiato. Alcuni non sono più miei amici probabilmente per quello, a questo punto. Vabbè, però, se ti può consolare, cioè, quando a tempo andavo a scuola così, quindi 2 anni fa neanche, c'era un sushi vicino alla scuola che facevano il pollo, no, il pollo con il mango, se non mi ricordo male, era una roba del genere. No, quello è forse un po', non so, forse un po' troppo. Era buono, oddio. Ma però adesso si mischia un po' tutto, vanno di moda anche queste poke, no, buonissime, tutta la roba mischiata, non lo so. Poi siamo a mezzogiorno adesso, quindi parlare anche di ste cose, oddio. Per qualcuno potrebbe, no, però comunque veramente era un uramaki, perché conosce comunque il genere, uramaki, pollo, mango e maionese. Diciamo, Madonna, che ci sta. Quando verrà a Milano, se vuoi, andiamo insieme e ti faccio provare anche questo. Dai, vediamo un po'. Molto molto volentieri, ecco. Così mi si danno un deterrente per non venire a Milano. Vabbè, ci sono tante cose. Non mi volete. No, ci sono tante altre cose buone, dai. Okay, allora accetto. Allora, dai, perfetto. Allora, a parte questo angolo di un futuro chissà mai, il futuro di Enrico, vediamo un po'. Tu come ti vedete qualche anno? Cosa vorresti fare? Dimmi un po'. Allora, visto quello che ci siamo detti già anche prima, no? Sì. Il discorso che io ho cominciato quasi per caso, in realtà poi pensa che il mio più grande talento, se devo averne proprio uno, è sempre stato scrivere. Sì. Mi è sempre piaciuto inventare storie, creare. Il dramma che vive l'attore spesso e volentieri è che è un mezzo, no? È un tramite. Quindi devi essere paradossalmente spesso stupido quando sei in scena, cioè devi soltanto riempirti di quelle che sono le indicazioni registiche, credere fortissimamente in quello che fai, alla fine recitare sembra assurdo, ma è una cosa molto semplice, devi essere dentro a quello che stai vivendo, e in realtà il segreto è tutto lì. E quindi sai, spesso mi manca tutta invece la parte creativa all'interno, capito, di poter prendere qualcosa dal nulla e creartela fuori, no? Il regista, lo scrittore, lo sceneggiatore è un po' come quello che fa la forma della statuetta di Pongo. Mm-hmm. L'attore stesso invece è il Pongo, è la materia plasmabile. Quindi sì, mi vedo già sto scrivendo uno spettacolo teatrale, ho ovviamente dei corti da fare, vorrei poter avere una tranquillità economica che mi permetta di esplorare tutte le altre aree che sempre circondano lo spettacolo, però mi interessa anche tanto altro, mi piace tanto scrivere, mi piace tanto guardare le inquadrature, infatti sto rubando tantissimo, la fortuna di stare su un set così tanto tempo, e che anche nei momenti liberi andare a parlare con la direttrice della fotografia, andare a parlare con il regista, capire i tagli, capire come si muove una macchina per raccontare una determinata sensazione, quindi sto rubando tantissimo, in realtà sono ad alta. Questo però comunque è bello, andare lì a spulciarle un po' anche i segreti, sì. Ah, mamma mia. Sì, poi con la fortuna di avere questo rapporto umano, chiaramente loro sono anche ben disposti a condividere, certo, i loro segreti. Certamente, poi comunque immagino che chiunque sia dietro le telecamere di un prodotto come Il Parto del Signore, ma anche guardando un pochino indietro, anche nei film che fa, nei film che ha fatto con Gassman, che se Dio vuole, insomma, anche lì c'è un sacco di gente. Pensa, ho avuto la fortuna di fare un film americano, all'epoca, sempre da coprotagonista, e all'epoca il direttore della fotografia era un genio, all'epoca aveva 22 anni. Rendiamoci conto, il mondo intanto come va, è stato meraviglioso, e veramente come una scena che ti sembra vederla a occhio nudo, bella, fatta bene, poi la vedi in macchina e dici ma questa magia dov'era? Veramente polvere di stelle, quindi wow. Sì, è interessante. Tanta roba, ragazzi, diciamo così, veramente. Allora, siamo giunti alla fine. L'ultimo brano, Sleep on the Floor di Lumineers, e dopodiché ci salutiamo. L'ultima canzone è dunque quella dei Lumineers, che noi forse conoscevamo più che altro per Oh, Hey, è l'unica canzone che comunque forse ricordiamo negli annali dei Lumineers. Però comunque pure questa è molto bella, molto particolare, Beh sì, il video, ragazzi, di questa andatevelo a vedere, perché è un gioiellino, tra l'altro è tratto dal film, che non vi dirò quale, perché avete la responsabilità di andarvela a vedere e di andarvela a cercare, ed è è molto evocativo già dal titolo, dormire sul pavimento, questa condizione di nomadismo che secondo me è propria dell'essere umano e che abbiamo perso o
comunque tendiamo a perdere ogni giorno, no? Diventiamo sempre più abitudinari, dobbiamo avere il nostro bagno, la nostra cucina, il nostro letto, altrimenti guarda sono andato là, ho dormito malissimo. No, secondo me siamo tante altre cose. Questa canzone è un inno all'essere apolidi, chiaramente la voce loro è stupenda e ti viene voglia proprio di accendere la macchina e andare senza sapere dove. Va bene, intanto noi ti aspettiamo a Milano comunque con il sushi che ti aspetta, poi vi aspettiamo naturalmente tutti i giorni da lunedì a venerdì ancora per qualche mese con il Paradiso del Signore su Rai 1. Grazie mille ad Enrico per essere rimasto con noi. Grazie a voi e una buona giornata e un buon proseguimento. Grazie mille. Prima di andare via però comunque ricorda un attimino i tuoi social, vediamo un po' quali sono, dove possiamo trovarti. I miei social? Sì, certo. Allora, faccio mea culpa, sono molto poco attivo sui social, tantissime persone mi scrivono dicendo ma che fai, perché non fai, cerco sempre di mantenere un minimo di pudore, non metto storie, non faccio niente, però se mi volete trovare io sto su Instagram con Enrico Etiker, come ve l'ho detto, tutto insieme, mi troverete, c'è un tipo che annega nel blu, questa è la mia immagine, la troverete lì. Comunque grazie mille, è stata una bellissima intervista, grazie mille. Grazie mille, ciao Enrico, ciao. Appuntamento con SRS a sabato prossimo, sempre alle 10.